A distanza di 10 anni dal primo hamburger di carne sintetica cotto e mangiato in un laboratorio di Londra, dove era stato ricavato da colture di cellule staminali di mucca con un investimento di 250.000 euro, è sempre più vicino il momento delle prime richieste all'Unione Europea per l'immissione in commercio di alimenti fabbricati in provetta. Coldiretti non ci sta, in tutta Italia sta raccogliendo firme da consegnare al Ministero della sovranità alimentare per promuovere una legge che vieti la produzione, l'uso e la commercializzazione di qualsiasi cibo sintetico in Italia. In Basilicata raccolte 10.000 firme, tra i firmatari nelle ultime ore anche l'arcivescovo della diocesi di Matersina, Monsignor Caiazzo, e di questo ne parliamo con il direttore di Coldiretti della provincia di Matera, Pietro Greco, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per la disponibilità, sta insomma riscontrando un ottimo successo questa iniziativa di Coldiretti per arrivare a una legge. Sì, non solo lo riscontra, ma anzi ci stanno chiamando perché vogliono che anche nei posti impensabili, tipo scuole, tipo associazioni, riusciamo a portare questo messaggio. Perché la questione è diventata molto ma molto delicata ed è impensabile che il denaro di 4-5 soggetti possa comprare l'intero mondo che ci circonda, perché il mangiare sano lo sappiamo e poi sappiamo l'Italia che è basata su due cose fondamentali, turismo e agricoltura. Ecco, può minacciare la nostra salute il cibo sintetico? E come? Cioè, da un punto di vista di laboratorio, da un punto di vista chimico, tra cui voi sapete benissimo che produrre una bistecca in laboratorio comporta una serie di manomissione alla natura, all'essere naturali a partire dall'acqua, a partire da altre cose. Cioè, inquineremmo non solo quello che dicono che l'agricoltura inquina, ma sarebbe un inquinamento totale, chimico, che danneggerebbe anche il fisico di un uomo, il fisico di un cittadino. In Basilicata sono state raggiunte le 10.000 firme e continuerete in questa operazione? A dire il vero, ne abbiamo superato già 11.000 prima delle festività natalizie. È chiaro che continueremo. Ci stiamo confrontando con tutti i sindaci della provincia di Matera e di Potenza affinché in qualsiasi tipo di manifestazione, in qualsiasi evento ci sarà in ogni comune, saremo presenti. Anche perché già da novembre abbiamo consegnato nelle mani del Ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Lollobrigida, 240.000 firme. Già prima di Natale eravamo a livello nazionale circa 800.000. Allora, ci riaggiorneremo anche su questo tema. Intanto, grazie al direttore Coldiretti di Matera, Pietro Greco, le auguro buona Grazie. giornata. Grazie a voi, buona giornata e mangiate sano a pranzo.